proprio il linguaggio della luce. Grazie alla consulenza scientifica della professoressa Marina Vio, sono stati effettuati degli studi spettrocolorimetrici delle cupole. Ne è risultato scientificamente che la cupola dell'uomo, rappresentante l'Assunzione della Vergine, ha delle forti dominanze di colori freddi, lunari, mentre la cupola del San Giovanni, con Cristo al centro, ha delle forti dominanze di colori caldi, solari. Sin da sempre, l'iconografia occidentale ha spesso rappresentato la Vergine con una luna ai suoi piedi ed un manto azzurro a protezione dei fedeli, proprio il colore della luna, mentre ha rappresentato Cristo come il simbolo del sole. Questo linguaggio fra tonalità fredde lunari dell'uomo e tonalità calde solari del San Giovanni, voluto dal Correggio, è stato proprio ciò che abbiamo cercato di rappresentare attraverso proprio il linguaggio della luce. Illuminazione artistica, quindi, ma nel pieno rispetto dell'opera d'arte. Quindi rispetto del linguaggio del Correggio e l'uso di corpi illuminanti appropriati che rispettassero l'opera d'arte stessa. Tutto questo sarebbe stata un'idea, ma solo un'idea, senza la collaborazione di persone altamente competenti, ognuna nel suo campo. Chi si esprime nelle arti visive concretizza la propria creatività attraverso gli strumenti tecnologici. Quindi dobbiamo ringraziare la ERCO e la sua elevata qualità tecnologica, la collaborazione del dottor Nava, la consulenza progettuale dell'architetto Caprotti. Abbiamo utilizzato i loro corpi illuminanti e li abbiamo progettati insieme. Abbiamo progettato dei prodotti speciali per avere l'effetto desiderato. Ha quindi concretizzato la nostra idea e ci ha permesso di esprimerci. E poi i prodotti della Rosco, che ci hanno permesso di ottenere quelle leggere formature cromatiche, appunto le stesse volute dal Correggio. Grazie inoltre a Denia, che ha realizzato proprio tutto questo. Fondamentale è quindi la collaborazione tra le diverse competenze, il lavoro di squadra.